Ciao a tutti cagnacci, ciao a tutti e questo è un video perché pretendo, io pretendo che tutti quanti chiediate scusa a Matteo Renzi. È partito uno stillicidio di massa, soprattutto in questi rosiconi del Movimento 5 Stelle, che vedono praticamente che cosa fanno ogni giorno, pretendono che Matteo Renzi risolva i problemi del paese, che Matteo Renzi con un paio di scrocchi di dita risolva tutto quello che è stato creato da una classe politica corrotta e mafiosa nell'arco di 20 anni e collusa. Ora, possibile che lui debba pagare il prezzo, debba pagare lo scotto di tutto quello che è stato causato da suoi predecessori, contro lui ha lottato, sta lottando e continuerà a lottare? Non mi sembra il caso. Mi sembra che a questo ragazzo, che ci sta mettendo la buona volontà e soprattutto la faccia nel cambiare le cose, nel fare le riforme, si pretenda troppo. Si pretende che dopo 90 giorni lui abbia combattuto già corruzione, evasione fiscale, problemi economici, problemi con le banche, i problemi dei cittadini, gli stipendi, le pensioni. No, lui in 90 giorni deve fare tutto quello che non è stato preteso dai cittadini nei 20 anni passati. E basta, basta chiedergli di risolvere problemi che abbiamo causato noi, e per noi intendo la popolazione italiana, scegliendo come rappresentanti, come Presidente del Consiglio. E soprattutto anche nell'opposizione, scegliendo individui non degni assolutamente del nostro voto e della nostra fiducia. Basta, è colpa nostra. Tutti quelli che hanno votato Movimento 5 Stelle, io vorrei sapere chi votavano prima, chi avevano votato il PD di Veltroni e Bersani e D'Alema, chi avevano votato il PDL di Berlusconi, oppure non avevano mai fatto una selezione della classe dirigente, mai erano andati a votare. Questa gente deve starsi zitta, perché se la situazione in cui versiamo oggi, la situazione in cui versiamo oggi non è colpa di Renzi, ma è colpa di chi l'ha preceduto, e chi l'ha preceduto ha potuto fare quello che ha fatto perché siamo stati noi, non io, però noi, a scegliere quelle persone. E quindi adesso che cosa si pretende Matteo Renzi? Che esce fuori lo scandalo Expo, che lui chiuda l'Expo. Esce lo scandalo Mose, che lui l'abbia già risolto dopo che è uscito. Ma vi rendete conto? Ho letto un articolo di Marco Travaglio che chiedeva scusa al Movimento 5 Stelle a Casaleggio, perché si è parlato di quello che loro hanno fatto, si è parlato dei loro toni, di quello che loro hanno fatto, e non si è parlato di queste cose, come se a tutti quanti sapessimo quello che succedeva. Come mai Marco Travaglio, non lo so se in passato ha fatto qualche articolo, non ha insistito ogni giorno a portare la luce su quella cosa? Perché Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, che sono una forza di opposizione dura e pura, ogni giorno hanno portato quella cosa? Forse perché non si sapeva, forse perché certe cose non si possono affermare con forza senza delle prove. Sono sicuro che Marco Travaglio avrà scritto già degli articoli sulla questione in passato, ma cavolo, anche tu ti sei messo a parlare di Renzi ogni giorno, di quello che non andava bene, Renzi di qua, Renzi di qua, Renzi di qua, facendo pulci a uno che le pulci non gli si possono fare. Voglio dire una cosa. È facile. Ah, posso dire una cosa? Marco Travaglio è un ottimo cronista giudiziario. Quando si deve parlare di diritto, delle questioni che riguardano giurisdizionalmente, insomma, la politica, o comunque quando si parla appunto di processi, Marco Travaglio è il migliore. Riporta fatti, è preciso, non sbaglia mai. Quando si tratta di analisi politiche, è un incompetente, o comunque fa analisi politica da terza media, che potrebbe fare chiunque, e non sto scherzando, potrebbe fare chiunque. È molto più bravo Scanzi, pur non avendo la sua preparazione nel fare un'analisi politica, piuttosto che Marco Travaglio, e neanche Scanzi è bravissimo. Del Fatto Quotidiano, forse il più bravo è Padellaro, insieme a quel ragazzo Stefano Feltri. Fine. Ecco. Sembra che questi qui siano avvelenati, questi giornalisti del Fatto Quotidiano, ma anche altri, tutti quelli che criticano Renzi, perché anche su Repubblica c'è stato un prendere di mira Renzi fin quando praticamente non ha vinto la segreteria del Partito Democratico, ed è continuata anche dopo. C'è questo prendere di mira, perché? Perché praticamente si pretende tutto da lui, che accontenti le posizioni di tutti. Io ribadisco, governare vuol dire scegliere, e nello scegliere si deve purtroppo scontentare qualcuno. Non voglio dire che non si debba governare mantenendo il consenso, ma il consenso si deve mantenere facendo le scelte giuste e spiegandole nel modo adeguato, non facendo le scelte in base a quello che preferiscono le persone, perché le persone non capiscono un cazzo. Le persone che hanno votato sul blog di Beppe Grillo la legge elettorale non possono scegliere una legge elettorale per tutti i cittadini. A, perché sono veramente pochi, non sono nemmeno 100.000, penso che avranno partecipato 40, 50, 80.000 a quella cosa lì. In più non capiscono nulla di leggi. I cittadini normali non capiscono nulla di legge, perché non è un loro compito. Devono delegare qualcun altro affinché possa
possano collaborare tra di loro, prendere studi di settore, prendere tecnici e formulare una soluzione a quello che loro ritengono un problema. Ed è qui che voglio arrivare, le soluzioni. Arrivo anche al MOSE, le soluzioni. Si pretende, il Movimento 5 Stelle pretende che la loro visione delle cose sia l'unica accettabile, che qualsiasi visione diversa dalla loro sia merda, sia mafiosa, sia fascista, sia qualsiasi cosa. Ecco perché hanno perso. Io pensavo che la batosta elettorale, quel colpo che hanno ricevuto qui tra capo e collo, gli avesse insegnato qualcosa, gli avesse insegnato che non sono gli unici duri e puri, che i cittadini hanno esigenze diverse, che i cittadini non vogliono un'opposizione fatta da uno che potrebbe essere forza di governo, vogliono collaborazione, vogliono che le cose siano cambiate, non contestate. Ecco, pensavo che le elezioni avessero insegnato questo al Movimento 5 Stelle, una bella lezione, qua bam, una botta hanno preso, incredibile, per quelle che erano le loro aspettative, come forse il Movimento ha detto benissimo elettoralmente. Si aspettava questo e noi invece continuano per la loro strada. Anche questo, si capisce bene che non c'è più uno che vale uno, che Beppe Grillo sceglie l'interlocutore europeo, sceglie l'UKIP e quindi, siccome vuole convincere poi nel voto sul blog che l'UKIP è il meglio, fa 3-4 post, addirittura uno scritto dalla rassegna stampa, sì, dall'ufficio stampa dell'UKIP di Farage, per convincere appunto il popolo, e poi invece fa dei post dove convince che i verdi non sono la cosa buona. Ragazzi, fatela finita, dovete capire questo, la politica è una sintesi. Nella vita, nella politica, come nella vita, ognuno di noi può avere una visione diversa su come si risolve un problema. Mettiamo il caso che dobbiamo trovare dei miliardi, no? Per fare qualcosa. Il Movimento 5 Stelle dice, aboliamo gli F-35. Poi ci può essere qualcuno che dice, no, ridimensioniamoli. Qualcuno dice, no, compriamone di più, perché ognuno ha una diversa visione della cosa. Per qualcuno la difesa militare è importante, perché magari la ritiene vecchia, ritiene che un paese come l'Italia, che si trova in una posizione geopolitica cruciale, debba avere un armamento adeguato. Il Movimento 5 Stelle legittimamente dice che noi non verremo mai coinvolti in una guerra e quindi non serve nemmeno comprare questi aeroplani. Ognuno ha la sua visione. La politica è una sintesi. Però mentre il Movimento 5 Stelle, con i 161 deputati, invece di cercare la sintesi, rimane comodamente al tavolo delle critiche, ok? È facile per loro mantenere la loro posizione ed essere coerenti fino in fondo. Per me la coerenza non vale niente in politica. In politica il politico deve essere capace, non coerente. E sono felice di vedere che Beppe Grillo, dopo che aveva sbraitato in tutta la campagna elettorale per le europee, che se avesse perso si fosse ritirato, ci ha ripensato. Sono contento che finalmente abbia dimostrato di non avere quel limite scialbo e insulso che è la coerenza. Sono veramente felice, si è guadagnato un minimo di rispetto a Beppe Grillo. Dicevo, per il Movimento 5 Stelle è facile rimanere lì sopra. Ah, io puro, io duro, non mi mischio niente. Facile. Se io non gioco una partita di calcio, non la posso perdere. Se io non sfido qualcuno in una gara di velocità, state tranquilli che non posso perdere. Posso vincere, ma non posso né vincere né perdere. Ecco, qual è il punto. Per Matteo Renzi, invece, che ci ha messo la faccia in una situazione difficile, governare con un'alleanza che conta su pochi numeri del centrodestra, eccetera, eccetera, non è una cosa facile. Nemmeno da spiegare ai cittadini. Quindi, che cosa succede? Lui non può permettersi il privilegio di far prevalere la sua visione. Deve vedere la visione sua, quella all'interno del suo partito, e quella delle forze che lo sostengono e che devono mandare avanti le riforme per tutti noi. Se andassimo a votare oggi con questa legge elettorale, quello che vi voglio far capire è che non ci sarebbe un vincitore e si dovrebbero per forza fare grandi alleanze. Anche se vincesse il Movimento 5 Stelle, sarebbe costretto ad un'alleanza. E no, invece Renzi è cattivo perché lui media, perché lui tratta. È così la politica. C'è una visione di una soluzione, c'è un'altra visione di una soluzione. Siccome non possiamo sapere se quella nostra o quella loro è quella giusta, a volte ci sono degli elementi per poterlo dire, qual è la migliore. Però a volte, siccome comunque
la politica è fatta di esseri umani, ci sono convinzioni, ci sono ideologie, ci sono testardaggini, bisogna trovare una sintesi, che la sintesi sia in mezzo, un po' di qua, un po' di là, o vicino di là, è tutta quanta da vedere, dipende poi appunto da quello che succede in Parlamento. Il Movimento 5 Stelle ora potrebbe essere una forza di grandissimo sostegno per fare le riforme, le cose che servono con i loro numeri. Un Matteo Renzi che volesse fare ad esempio una legge sul falso di bilancio dovrebbe moderarla verso un termine, perché la forza che lo sostiene all'interno del Parlamento, diciamo, è quella che l'ha abolito. Se il Movimento 5 Stelle invece di reputare che tutti sono mafiosi e loro sono i puri e duri, potrebbero sostenere un cambiamento molto più grande, un falso in bilancio bello stringente, no? Invece no, la colpa è di Matteo Renzi. Allora, siccome, ripeto, la maggior parte di voi che ha votato il Movimento 5 Stelle in passato ha votato PD di sta gente che conosciamo, il PDL di quell'individuo che conosciamo, o non ha votato affatto, la colpa è vostra se oggi siamo in questa situazione. Quindi chiedete scusa a Matteo Renzi per le condizioni in cui gli avete fatto trovare questo paese. Ah, un'ultima cosa sul Mose. Sì, vedete quanto è veramente populista, demagogico, falso questo movimento, che non migliora nonostante la batosta che ha preso tra capo e collo. Sapete perché non migliora? Non migliora perché non è in grado di discernere il nero dal bianco e capire che ci sono i grigi. Ora, Matteo Renzi è responsabile di quello che è successo in Veneto con la questione Mose? Credete che un giovane così, con una segreteria così giovane, abbia avuto le mani in pasta nella politica e negli affari come tutti quegli altri? Assolutamente no. Ora si stanno... Renzi è l'unico che può cambiare le cose, perché chi è fuori, come il Movimento 5 Stelle, può sbratarli contro. Può sbrettare di qua, ma non sta facendo nulla per cambiare. Renzi da dentro ci proverà. E qualcuno si lamenta, ma doveva dire, ma doveva fare. Ha detto, ha fatto, andate a controllare. Sul Mose ha detto, quello non è solo un reato di... che cos'è che ha detto? Un reato di corruzione, eccetera, eccetera. È alto tradimento. Lui, più che esprimersi con durezza nei confronti di una cosa in cui lui non ha colpe, cosa deve fare? È colpa sua anche questo? Ripeto, chiedete scusa a Renzi perché è tutta colpa vostra. Ciao a tutti, Cagnacci, alla prossima.